Hey guys, bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss. Oggi parleremo di quanto costa un viaggio a New York, spese mensili per visitare New York. Sì, lo so, di solito non posto mai video di lunedì e per chi mi segue sa benissimo che ogni martedì esce un articolo sul mio blog e ogni mercoledì esce un video su YouTube. Questa settimana è un po' diversa perché volevo condividere più video su YouTube, 2-3 in base al tempo che avrò a disposizione, e parto proprio da oggi, lunedì. Per qualsiasi aggiornamento, come sempre, vi terrò informati sulla pagina Instagram. Se non la seguite già, Chiara Lady Boss. Tornando all'argomento di oggi, per visitare New York bisogna sapere quanto costa un viaggio a New York e le spese mensili. Ci sarà con noi ospite Gaia che ci racconterà quanto costa un viaggio a New York. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi adesso cliccando il pulsante qua sotto. Secondo voi quanto ha speso Gaia? Rimanete fino alla fine del video e lo scoprirete. Gaia, ci sei? Ci sono! Ciao! Eccola! Ehi! Frosinone New York! Grazie a Zoom! Siamo! Questa intervista l'avremmo dovuta fare tempo fa. Dal vivo? Sì, è vero, è vero. Un mese e mezzo fa. È vero, poi ci sono state mille cose ed eccoci qua. La quarantena ci unisce su Zoom. Sì. Quanto costa un viaggio a New York? E le spese mensili? Volevamo sapere da te un po' i costi di questa esperienza a New York. Sei stata a New York 3 mesi, yeah. Dicembre, gennaio, febbraio. Sì, fine novembre, tutto dicembre fino a fine febbraio, sì. Esatto, hai fatto questi tuoi 3 mesi di esperienza. Dici un attimo cosa hai fatto a New York, perché sei venuta 3 mesi? Sono venuta per studiare, ho fatto un corso in comunicazione e marketing per 3 mesi, poi sono rientrata. Mi teneva molto tempo libero questo corso per poter fare tante cose che dovevo spendere soldi. Quindi di soldi ne... Quindi per le mie tasche sì, però in realtà secondo me ho speso anche poco per New York, per essere New York City. Ok, allora partiamo subito, ti chiedo quanto hai speso di affitto e bollette, quanto spendevi mensilmente e dici un attimo dove vivevi, se vivevi da sola, in che zona vivevi, compagnia, eccetera eccetera. Allora, io vivevo nell'Upper East Side, cioè la parte più alta insomma dell'Upper East. Spendevo tra gli 800 e i 950 al mese, perché un mese ho speso 800 compreso di utility, un mese ho speso 920 se non ricordo male di utility e di affitto, e l'ultimo mese febbraio ho speso 760. Se non sbaglio tu stavi proprio al confine con East Harlem, giusto? Sì, 94esima, stavo 94esima e sulla seconda. Cifre che stai nominando, quindi, per essere New York sono basse, ma c'è sono un motivo. Sono basse, però perché avevo una camera in condivisione con un'altra ragazza in un letto matrimoniale. Dormivo con un'amica, quindi abbiamo dormito in questo letto matrimoniale ed è stato l'unico modo che abbiamo avuto per spendere un po' meno. Però il posto ne valeva la pena, insomma. Mm-hmm. Infatti, dicevo che il costo è basso perché non solo hai condiviso l'appartamento, hai condiviso una stanza, ma addirittura un letto. Sì. I costi si sono completamente abbassati. Sì. Sì, abbiamo totalmente ucciso i costi. Altri tuoi compagni di classe? No, non bene, perché noi ragazze eravamo tutte quante in casa insieme, appunto, in questa casa, e condividiamo ognuna la stanza con un'altra. Erano 2 bedroom, l'appartamento da 2 bedroom. Poi c'era una cucina, un bagno e un piccolo salottino. Più o meno il tuo appartamento costava $3,200 al mese. Sì. Ok. Sì, le bollette sì, erano sempre incluse. Bollette incluse. Visitare New York. Costo degli spostamenti? Tu come ti spostavi a New York? Usavo la metro. Ho acquistato ogni mese la MetroCard, che sono stati $130 di MetroCard al mese. Ogni tanto utilizzavo Lyft, ma quando c'era stretta necessità, e cercavo di non spendere più di $7-8 per tratta. Mi tenevo in quel range, insomma. Infatti lo utilizzavo per fare tratte molto molto brevi. Gai è stata ospite nel video della MetroCard, che ci raccontava che aveva perso la MetroCard e stava cercando di recuperare i soldi. Vi lascio qui in info box e qua sopra il link del video su come usare la MetroCard a New York, e vi lascerò anche codici sconto per usare Lyft e Uber, visto che Gaia l'ha nominato. Ci vuoi dire qualcosa di questa MetroCard? Che io ho utilizzato, tra l'altro. Che lei ha utilizzato. Con quel codice sei riuscita a risparmiare qualcosina sulla prima o le prime tratte? Sì. Ci dici qualcosa della perdita della MetroCard? Ho perso la MetroCard neanche a 2 settimane dallo scadere del tempo, quindi ho fatto presente 2 settimane con e quasi 2 senza. L'ho persa per strada, non so in che posto, non so quando, non so perché, però mi hanno rimborsato. Alla fine, dopo diversi mesi, mi hanno rimborsato $30, che forse è magari l'equivalente di quello che mi mancava, probabilmente, anche perché l'avevo utilizzata un po' più di metà mese. E com'è usare la metro a New York? La metro è un'esperienza di New York. È come se fosse un'altra città a parte rispetto a New York. Vero.
vero. Io la amo. Ma ti rendi conto che adesso è quasi tutta vuota? L'esperienza della Subway è proprio l'esperienza newyorkese. Infatti prendete la metro, se vero, potete. Fermo. A New York, dove mangiavi? Mangiavi a casa, mangiavi in giro, hai mangiato spesso fuori, facevi la spesa? Ho mangiato spesso fuori, uscivo la mattina di casa e rientravo la sera, quindi stavo pochissimo a casa. Tendenzialmente cenavo a casa, mm-hmm, quando riuscivo, ma neanche sempre. La colazione quasi sempre a casa, però prendevo fuori il cappuccino da Starbucks ogni mattina. Erano più o meno $3.50 di cappuccino ogni mattina. Comunque facevo anche spesa, ovviamente, per cena. La cena era quasi sempre a casa, pranzo quasi mai a casa e colazione un po' e un po'. Ma il supermercato per fare spesa, come si chiamava? Key Food. Quanto costa fare spesa durante un viaggio a New York? Riesci a comparare un po' i prezzi con Frosinone? Mm-hmm. Un paio di cose che magari ti hanno fatto più impressione. L'impressione più assoluta è l'acqua, innanzitutto. Cioè, dove esiste, in quale mondo esiste che 3 litri di acqua, un gallone, mi costano $1.50 e 1,5 litri di acqua, stessa acqua, mi costa $1.50. Non ha senso. Però sempre così, conveniva sempre prendere il gallone invece di prendere l'acqua singola. Ricordiamo che sì, il gallone sono quasi 4 litri. Ah, quasi 4, vendono, ok. Vendono anche latte a galloni. Anche il latte, sì, però non prendevo mai. Sono circa 3,9. Ho notato che i surgelati, le verdure congelate costavano moltissimo. Prezzi più alti se vuoi prendere verdure congelate che siano di qualità comunque media. Costavano molto di più rispetto che in Italia. La carne non mi è sembrato costare troppo, infatti spesso la prendevo. Però tu stai parlando specificatamente di Key Food, non ti sei trovata a fare spesa? Key Food, perché ho fatto spesa a volte anche da Whole Food. Ecco, la mia prima spesa l'ho fatta da Whole Food e ho speso l'ira di Dio. Whole Food ho speso tantissimo. È una catena conosciuta che vende molti prodotti bio, organic, mm-hmm, e però i prezzi sono parecchio alti. Sì, Whole Food mi costa tantissimo. Whole Food, ecco, è una salvezza per il pranzo fast. Esatto. Capitava spessissimo che prendevo il sushi da Whole Food, che è buonissimo e ha un prezzo buono, normale. E anche il pasto, quello, il pasto caldo, i pasti espressi. Whole Foods è uno di quei posti che a New York offre sia tavola calda che tavola fredda. Quindi, come diceva Gaia, okay, potete scegliere quello che vi va da mangiare. Il costo andrà a peso in base a quello che avete sì, messo nella vostra. E c'è qualsiasi tipo di pasto, cioè dall'antipasto alla pasta, secondi, anche il dolce, cioè qualsiasi cosa, comodissimo. A dicembre quanto hai speso al supermercato? Supermercato ho speso €174, mentre come ristoranti 177. Facciamo qualche esempio, ti ricordi i nomi? Cucina, estuario, estate. Quella è la prima volta colpa che tua. Ti sono conosciuti, conosciute. Diciamo che la metà dei ristoranti è stata quella serata. Vabbè, dovevamo festeggiare i nostri compleanni. C'è ragione. No, 4 giorni dopo di me, 29. È vero, ne è valsa la pena, infatti, ne è valsa la pena. Poi i ristoranti altro tipo, spesso andavo a mangiare da Chestè, la pizzeria che fa una pizza popolare, una margherita, che se la mangi lì nel posto costa $5. Ciao Roberto! Penso, la più buona e la meno cara di New York, quindi... Quante pizze però... hai provato a New York? Vabbè, non tantissime. Okay. Non tantissime. Diciamo che sono rimasta molto fedele a Chestè. Risaluto Roberto, proprietario. Ciao! Finendo il discorso del cibo, quanto hai speso, mm-hmm, gennaio e febbraio tra ristoranti, allora, e supermercato? A gennaio di ristoranti ho speso €407, spesa 126, febbraio 348, invece di spesa, che risate, €71. Niente a febbraio. Passiamo ai divertimenti. Passiamo ai divertimenti. Sì. Divertimenti intesi come musei, concerti. Ah, come musei, sì, concerti, cose del genere. Dicembre €42. Okay. Però ho anche un prelievo cash di 42, altri 42. Gennaio €272 di divertimenti. Ok, gennaio ti sei data una pazza gioia. Sei andata quindi anche a ballare? Hai fatto qualche serata? Ma diciamo un attimo quanto costano i cocktail o bicchiere di vino se vai fuori? Quindi costano tanto, sì. Allora, i cocktail non tantissimo rispetto all'Italia. Dipende, costano sui 15-18. 15-18? Vabbè, anche dipende che rooftop, dipende che locale. Magari il rooftop, sì, ok. È vero. E la qualità di solito è bassa. In Italia pago una qualità bassa, però lo pago poco. In America pago tantissimo, una qualità bassa. Di cocktail è quello. Vino, non meno di $12 al bicchiere. Divertimenti a febbraio. Divertimenti di febbraio, 31. $31 di divertimenti. $31 e 20 di cash, quindi Leo, sicuramente saranno 50 in totale. Facciamo un piccolo appunto. Dove stai controllando questi costi? Li sto controllando sulla mia carta di credito, sul mio account Revolut. Ho tutte le spese organizzate per categorie, però le organizza l'applicazione, quindi non sono io che le inserisco specificamente.
Esattamente. Chi fosse interessato a usare carte Revolut, che comunque non hanno commissioni internazionali, vi lascio il link qua nell'info box così potete dare un'occhiata. Quando parli di cash, mi ricordo che Gaia era quasi sempre cashless, cioè non si portava mai in giro i contanti. Solitamente a New York usiamo un'applicazione chiamata Venmo. Se non sei residente negli Stati Uniti d'America non te la fanno usare. Sì, no, io quasi sempre senza cash. Vabbè, in realtà mi sono trovata benissimo a fare così. A volte ecco, era scomodo magari tra noi, tra persone. Riusciamo a dare un'idea di quanto hai speso di shopping? Dicembre 205, gennaio shopping 219 e febbraio 302. Però c'è un motivo, ci sono anche le AirPods in mezzo, che non erano utili a calcolare. Quanto hai pagato di AirPods a New York? $170 più tasse. E quindi un €159, sì, comprese di tasse. No, comprese di tasse. Ok. Cosa hai comprato a New York? Vestiti, AirPods, qualche scarpa che mi serviva all'occorrenza. Hai trovato convenienza rispetto all'Italia? I posti in cui andavo, molta convenienza, tipo Century 21, la maggior parte compravo lì, quasi sempre lì. Bloomingdale's, che tra l'altro io sono arrivata lì perché prima di andare a New York ho visto un video di Chiara in cui parlava del Black Friday da Bloomingdale's sulla 72esima. Vi lascio il link nell'info box e anche qua sopra. Eh sì, anche perché il giorno in cui sono andata a farmi questo regalo compleanno era il Black Friday e infatti hanno fatto dei grandissimi sconti. Ho comprato un cappotto della Pajar sui $500 stava, l'ho pagato 200. Faccio una piccola precisazione, non è Bloomingdale's che conoscete tutti, ma è l'outlet, quindi c'ha prezzi super scontati. Assicurazione sanitaria? Ho pagato €305. Copertura? Mi copriva qualsiasi spesa medica, rimborso anche delle medicine. È stata fantastica, mi ha dato un customer care favoloso, sempre disponibili, qualsiasi servizio medico che mi ha servito mi hanno dato una mano e mi hanno convenzionato qualsiasi cosa. Addirittura mi hanno fatto togliere un neo. Sei andata dal dottore in questo periodo? Che l'ultima settimana sei stata molto male, sei stata malata a casa. L'ultima settimana sì tanto, tra l'altro ho chiesto che il medico fosse inviato a casa. Inizialmente mi hanno detto che era un servizio che di solito non fanno in America e invece sono riusciti a mandarlo pure a casa. Ho pagato $120 di medicine. Un medicinale solo per l'influenza mi è costato $100. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere, poi facciamo un riassunto di tutti questi costi. Quanto hai speso di volo e con che compagnia hai volato? Ho volato con Norwegian. Mi sembra che ho speso sui 300 l'andata e poco più di 200 il ritorno. Euro. Conto di bagaglio. Volando su Newark o JFK? JFK. Da Roma. Ho preso quello che costava di meno, proprio che non potevo scegliere il posto, non avevo il pasto a bordo. Però secondo me è convenuto perché il posto comunque alla fine è andato bene. Insomma, a meno che non siete in due, potete fare un viaggio insieme. E tra l'altro i pasti a bordo erano terrificanti. Senza scalo, diretto. Scalo, wow, ok. Totale per ogni mese. Dicembre è stato 1.458. Gennaio, 2.428. E il totale di febbraio, 1.983. Per un totale di 5.869 euro per quasi 3 mesi. Escluso volo e assicurazione, giusto? Mm-hmm. Incluso volo e assicurazione arriviamo a 6.669 euro per 3 mesi. Mi è da piangere, questa cosa non volevo saperla. Adesso ti l'hai scoperta adesso. Senti, adesso mi sembra una cosa da te però. Ah! È tanto? Sarebbero circa $2.154 al mese. Tolto l'aereo e il resto? Tolto volo e assicurazione. Direi che non è tanto. Non è tanto, vero? No. Compreso pure l'affitto. Considera... Sai benissimo quanto spendi d'affitto e sono già sopra i 2.000, quindi... Infatti. Non è tanto per niente, no? Quindi l'esperta mi dice che sono stata brava. L'esperta. Grazie. E non mi sono neanche limitata più di tanto. No, no, confermo. Si è divertita parecchio la Mariani. Sì, ho fatto tante cose. Per chiudere diciamo che Gaia ha solamente 20 più 4, 24 anni. Compiti a New York. E è già una espertissima sommelier. Sì. Quindi la prossima volta che torniamo a New York faremo un sacco di contenuti sul vino, che a me piace. È vero, è vero. Ci serve. Gaia, ti ringraziamo. Penso che grazie tutti saranno contenti di tutte queste info. Grazie. Lo spero, sarebbe servito tanto anche a me. Niente, ci vediamo presto in Italia o New York. I don't know where. Thank you so much. Grazie. Bye. A te. Ciao, tesoro.
Non vi dimenticate di lasciare un sacco di thumbs up e commentare questo video. Molti di voi sapranno che questo è uno dei modi che ho per crescere su YouTube, quindi aiutatemi a crescere. Io do informazioni a voi, vi regalo del tempo e voi, se apprezzate tutto ciò, thumbs up e commenti, ma anche condivisione del video se vi è piaciuto. Spero che queste informazioni possano essere utili a molti per capire quanto costa un viaggio a New York e quali sono le spese da affrontare. Secondo voi Gaia ha speso tanto? Sono curiosa di sapere le vostre impressioni nei commenti. Da oggi voglio iniziare un piccolo giochino. Alla fine di ogni video condividerò il commento migliore del video precedente, quindi il commento migliore del video di oggi verrà pubblicato alla fine del prossimo video. Vediamo quanto sarete creativi. Per oggi è tutto da Chiara Lady Boss a New York. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys!